Sono Roberto Leoni, direttore operation del gruppo Repelit. Non c'è stato. Non ce la faccio. Cosa devo dire? Ciao, sono Roberto, direttore operation del gruppo Repelit. Così? Più o meno 3 anni fa sono stato contattato da Repelit, che mi ha illustrato il progetto di quello che voleva essere una società di primo piano a livello nazionale, sia in ambito di telecomunicazione, da cui partiva, sia in ambito IT, quindi quello che è oggi il cloud. Ho creduto fortemente nel progetto e quindi ho deciso di investirci sia personalmente che professionalmente. Devo dire che a distanza di 3 anni i frutti si vedono, perché l'azienda è passata da meno di 100 persone quando sono entrato io, oggi contiamo 600-700 persone, solo di persone interne, quindi l'azienda ha fatto un percorso sia di crescita organica ma anche di fatturato e implemento di portafoglio di servizi, che è passato da un componente prettamente infrastrutturale di telecomunicazione a un'azienda che offre tutta la catena del valore, quindi le infrastrutture e i servizi. L'anello, diciamo, di congiunzione tra l'infrastruttura e i servizi è proprio il cloud. L'ambito tecnologico su cui adesso stiamo puntando parecchio è l'ambito cloud. Noi abbiamo 2 tecnologie distinte, quella basata su VMware, che ci portiamo in dote noi come nucleo storico di Repelit, ma 2 anni fa abbiamo implementato una piattaforma che chiamiamo Multicloud, basata su OpenStack, che ha l'ambizione di essere sia un private cloud, ma anche aperto a quello che è il mondo public. Una piattaforma in grado di ospitare software di terze parti, oppure abilitare i clienti a costruirsi il proprio cloud. La sfida vera nel mondo della tecnologia cloud è quella di coniugare l'innovazione con la velocità di implementazione di questa innovazione e di go to market. Siamo in un contesto che viaggia alla velocità della luce, quindi quello che sarà domani non lo sappiamo. Quello che pensiamo si debba fare è costruire un'infrastruttura tecnologica in grado di reagire al cambiamento molto velocemente, integrando quello che altri player nel nostro ecosistema hanno già fatto e sono bravissimi a farlo nel loro campo specifico. La cosa appassionante del mio lavoro sicuramente è l'innovazione. La tecnologia è qualcosa che noi vendiamo, tra virgolette, ai nostri clienti, ma è, diciamo, oramai intrinseca alla società e come noi viviamo la società. Quindi come le aziende vendono i loro prodotti, come le aziende li costruiscono, come noi interagiamo tra noi stessi e le aziende. Quindi siamo in qualche modo anche noi abilitatori del cambiamento. Ma sono già dimenticato, sono un po' incartato, è andata malissimo. Era meglio qua di prima. La prima esce sempre meglio, la seconda è sempre un disastro. L'ho già detto, però non devo dirlo. Porca miseria.